Vediamo come fare la ricerca tramite il Sinale Headings e come combinare più ricerche tramite la ricerca combinata. Accediamo al Sinale Headings cliccando sul bottone che troviamo in alto, Sinale Headings. Esso deriva dal Mesh Database di PubMed, in parte modificato. Sono stati infatti semplificati alcuni termini e ne sono stati aggiunti altri più specifici. Fare la ricerca attraverso il Sinale Headings è utile per trovare articoli pertinenti. Questo tipo di ricerca purtroppo non è sempre possibile, poiché potrebbe non esserci il descrittore corrispondente. In questo caso potremmo utilizzare solo la ricerca avanzata. Mettiamoci subito alla prova e cerchiamo l'argomento delle medicazioni delle ulcere venose. Questo argomento è formato da due concetti: il concetto delle medicazioni e il concetto delle ulcere venose. Noi dovremo cercare un concetto alla volta e poi unirli in un secondo momento attraverso la ricerca combinata. Iniziamo col primo concetto, quindi quello delle medicazioni, in inglese dressings. Sinal ci suggerisce di utilizzare il descrittore Bandages and Dressings. Lo seleziono. Guardando nella colonna Explode, vediamo che il quadratino corrispondente è selezionabile. Vuol dire che sotto questo termine ce ne sono altri più specifici. Se vogliamo includere nella ricerca tutti i termini sottostanti, spuntiamo il quadratino nella colonna Explode. Se invece non vogliamo includerli, spuntiamo il quadratino a sinistra del termine. C'è un'ultima possibilità di scelta dell'ultima colonna, che si chiama Major Concept. Se scegliamo questa possibilità, cercheremo il termine solo come concetto principale. Se non lo selezioniamo, invece, il concetto verrà cercato, sia come principale che come secondario. In questo caso, per fare una ricerca ampia, seleziono Explode. Si aprono a questo punto i subheadings, utili per limitare la ricerca a un determinato aspetto. Ad esempio, se avessimo voluto cercare articoli su come insegnare ai pazienti ad automedicarsi, avremmo potuto spuntare il subheading Education. Vi faccio presente che il subheading Education cerca non solo l'educazione sanitaria, ma anche la formazione del personale. Se non selezioniamo nulla, verranno presi automaticamente tutti. Noi adesso non selezioniamo nulla per fare una ricerca ampia. Per lanciare la ricerca, clicchiamo su Search Database. Troviamo 9.259 risultati. Lanciata la ricerca sulle medicazioni, andiamo a cercare il secondo concetto del nostro quesito di ricerca, che erano le ulcere venose. Torno quindi nel Sinale Headings. E andiamo a cercare le ulcere venose, quindi venous ulcers. In questo caso il termine non può essere esploso, vediamo che il quadratino infatti non è selezionabile. Clicchiamo allora a sinistra del termine. Si attivano come prima i subheading, che sono molti di più di quelli che uscivano con dressings. Infatti ogni termine attiva certi aspetti piuttosto che altri. Vi vorrei far notare che sotto la lista dei subheadings, alla voce Used for, troviamo l'elenco dei sinonimi che sono stati inclusi nel descrittore. Adesso lanciamo la ricerca senza ulteriori specifiche. Clicco su Search Database. Così troviamo 1610 risultati. Abbiamo fatto in questo modo due ricerche separate. Vediamo subito come unirle. Clicchiamo su Search History. Qui ritroviamo le nostre due ricerche. Clicchiamo sul bottone Clear verde prima di unire i risultati, per non rischiare di confonderci. E spuntiamo le due ricerche che vogliamo unire. Quindi la prima ricerca che avevamo fatto, che era Bandages and Dressings, e la seconda, che era Venous Ulcer. Spuntate le ricerche, dobbiamo scegliere con quale operatore booleano unirle.
Noi vogliamo che siano presenti contemporaneamente entrambi gli argomenti, quindi sia le medicazioni che le ulcere venose. Scegliamo pertanto l'operatore AND e clicchiamo sul bottone Search with AND. Abbiamo trovato 526 risultati.